Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno nel Brunei. In questo momento mi trovo in un posto magnifico, sono voluto andare a vedere quello che c'è oltre il sipario. Arrivando nel Brunei si vedono palazzi magnifici, ville sontuose, auto di lusso, si vede tantissima opulenza, però il mio modo di fare è quello di andare a vedere, a frugare, a mettere le mani in pasta, andare a visitare anche i posti, quelli che si trovano dietro il siparietto che creano ad arte per il turista. Quindi sono andato a scovare alcuni posti più autentici, più caratteristici, che voi difficilmente potrete trovare anche venendo qui, perché quando arrivate qui chiedete: ma dove posso andare, cosa c'è da vedere? Ti mandano in tutti i posti possibili e immaginabili, però non all'interno della loro realtà, dove puoi andare veramente a mettere le mani in pasta, in questo modo qua, no? Per cui io vi mostro veramente i posti autentici. Scusatemi anche la mia espressione, sono molto accaldato, però io sono un viaggiatore autentico, non sono quello, il viaggiatore da hotel con la guida Michelin in mano. Io i posti me li vado a cercare da solo e vado a cercare proprio quei posti dove mi dicono lì non andare. Se mi dicono tu attento lì dietro, non girare, non andare, io lì ci vado di sicuro. Ecco, vi mostro un po' una panoramica di questo luogo che è molto diverso rispetto all'immaginario collettivo che tutti noi abbiamo del Brunei, un posto molto opulento. Però se noi andiamo oltre il siparietto, ecco che qua abbiamo delle situazioni che non sono esattamente quelle dell'opulenza che vede il cosiddetto turista pellegrino viaggiatore. Ecco, questa è la Brunei più autentica. Il posto è messo così, un posto integralista islamico. Ecco, queste le donne vanno in giro con la calura a 50 gradi imbacuccate da cima a fondo, perché questa è la tradizione nazionale. E questa è un'abitazione tipica. Io adesso concludo con un appello: liberiamo la scimmietta, perché veramente adesso vado di là, gliela libero io, scasso tutto e gliela libero. Allora, vediamo un po' se riesco a farvi vedere anche voi. E qua con questi mezzi tecnologici, no? Eccola qua. Ok ragazzi, ci salutiamo con questa bellissima scimmietta. Adesso vado di là e gli scardino il gabbiotto, la faccio uscire, perché sotto il lamierino lì veramente quella scimmietta di sera sarà già bollita, bella che pronta per finire nel piatto. Ok ragazzi, alla prossima.